Cari amici di motorsport.com, siamo a Monza, dove la TCR International Series è di scena in questo weekend. Siamo nei box della GE Force, o meglio della Romeo Ferraris, perché le Giulietta appartengono alla Romeo Ferraris, sono nate e cresciute in questa azienda. Con noi c'è la mamma di questa macchina, ovvero Michela Cerruti. La mamma mi fa un po' vecchia, però è preferisco sorella. Sei una ragazza mamma. Sono una ragazza madre di due Giuliette, sì. Di due, esatto. Sì. Beh, abbiamo iniziato con una, poi gli abbiamo dato anche la sorella, che è questa. Insomma, raccontaci com'è nato e cresciuto questo progetto. Ma insomma, è nato dalla voglia di avere il marchio italiano all'interno del TCR, no? Nel momento in cui è diventato un po' il campionato di riferimento per questo genere di vettura, ci sembrava un'ottima idea inserire il marchio italiano e ci è stato chiesto se ce la sentivamo come azienda di pensare noi all'Alfa Romeo, e chiaramente abbiamo accettato di buon grado, anche se vabbè, la sfida è stata molto importante e il percorso è stato a tratti molto difficile, come si è visto l'anno scorso, però ad oggi possiamo dire di aver avuto ragione, ecco, nell'intraprendere questa strada. Insomma, faccela vedere un po' allora questa macchina, com'è certo. Fatta, come da cosa siete partiti, perché non è facile trasformare un'auto stradale in un'auto da pista. No, certo, chiaramente la base è l'Alfa Romeo Giulietta quadrifoglio verde, di cui a livello di carrozzeria rimane un bel po', nel senso che cofano, porte, tetto sono ovviamente di serie, e ci sono poi le appendici aerodinamiche che sono state chiaramente modificate per rendere la macchina più veloce, il muso soprattutto per garantire raffreddamento ottimale del radiatore, del motore, dei freni, quindi insomma le modifiche strettamente necessarie per rendere l'auto da competizione, la presa d'aria sul cofano, e per cui insomma chiaramente la base è quella dell'auto stradale, dopodiché ci sono moltissime parti anche in realtà meccaniche dell'auto stradale, a parte gli ammortizzatori che sono Bilstein, che sono questi, esatto, che sono sì, molle, ammortizzatore, tutto il sistema si può vedere, l'impianto frenante chiaramente un impianto da competizione ad alte prestazioni della P-Racing, le pastiglie se ne provano varie, diciamo che ad oggi siamo arrivati forse al nostro tipo ideale, che garantisce una frenata piuttosto performante, che è uno dei nostri punti forti, quindi da quel punto di vista lì insomma ci siamo mossi bene. Adesso ci spostiamo sul posteriore qua. Esatto, sul posteriore chiaramente l'elemento non presente sull'autostradale è l'alettone. Esatto. Purtroppo. Diciamo che, esatto, non sono. Esatto, sull'autostradale sarebbe carino. E chiaramente non sono auto che a livello di aerodinamica sono particolarmente volute, però dall'altra parte lo sono molto più di quanto le persone non pensino, nel senso che l'anno scorso noi con poche modifiche ma importanti a livello aerodinamico e quindi solo di forma del muso abbiamo guadagnato parecchio sulla velocità sul dritto, quindi effettivamente l'aerodinamica un po' la sento. Adesso che l'abbiamo vista fuori, facciamo un giro dentro. Sì, giriamo di qua, perché tutti vedono com'è fatta fuori, ma dentro non è cosa di tutti. Mi siedo, visto che non mi fanno più salire in macchina, però ogni tanto ci salgo ancora. Allora, le portiere sono di serie, come abbiamo detto, ci sono anche i finestrini elettrici, proprio come la macchina normale. E per quanto riguarda sedile, volante, noi utilizziamo MP. Qua abbiamo un po' il volante, se vuoi farlo vedere, chiaramente le palette per il cambio, 6 marce, sequenziale, pulsante per cambiare le informazioni sul cruscotto, tergicristalli, flash sono gli abbaglianti, ovviamente la radio, freccia a destra e a sinistra che si tendono ad utilizzare più di tanto, il pit limiter e il launch control per la partenza, che si tiene premuto
nella fase di partenza per evitare il pattinamento, cioè blocca praticamente la salita dei giri in modo da evitare il pattinamento. Il sistema elettronico che noi utilizziamo è quello della Life, Life Racing, e quindi lì potete vedere il sistema con cui poi gli stewards, quindi i tecnici del campionato, dell'organizzazione, si attaccano ovviamente per scaricare i dati e vedere che sia tutto regolare, cosa che finora per ora è successa. E qua abbiamo invece il freno a mano. Mm-hmm. Si utilizza chiaramente non durante la guida, è possibile utilizzarlo in partenza. Tendenzialmente noi abbiamo imparato a partire senza, è un elemento che abbiamo aggiunto dopo, e anche da quel punto di vista ci comportiamo abbastanza bene, per cui meno si usa meglio è. Mm-hmm. E qua banalmente i pulsanti dell'accensione, questo è il main e la batteria, iniezione, e questo è un po' lo start and stop della nostra Giulietta per accendere il motore. Ripartizione di frenata, per spostare la frenata dal posteriore all'anteriore in base alle condizioni, in base al comportamento della vettura. Questo diciamo è un pochino più, va un pochino più nel dettaglio del cambio del brake balance. Questa levetta invece consente di fare degli step un po' più grossi, si tende ad utilizzare molto comoda durante la guida perché si riesce a toccare anche senza vedere. Se la levetta viene spostata avanti in questo senso, la frenata viene spostata al posteriore. Se invece facciamo, adesso rimettiamogliela come l'aveva impostata David, e invece la frenata va più sull'anteriore tendenzialmente. Okay. Questo è un po'... Questo è il tuo ufficio? È stato il mio ufficio per un sacco di tempo. Diciamo che l'ufficio è cresciuto con me e io sono cresciuta abbastanza dentro questo ufficio. Ottimo. E adesso abbiamo preparato l'ufficio per questa nuova avventura con il team GeForce e quindi col governo georgiano, che ha voluto investire in questi uffici con David Kajai e Dusan Borkovic. Quindi diciamo che sono un po' adesso dietro le quinte e mi preoccupo che non si comportino. Ok, un'ultima domanda, perché la gente mi sa che non ha capito o c'è un po' di mistero, ma il motore qual è? Perché c'è chi parla della Giulia addirittura. No, il motore è il 1750. Okay. C'è stato un momento in cui pensavamo di riuscire a sviluppare il 2000, che è uscito sulla nuova Giulia, già per quest'anno. In realtà poi ci sono stati grandi ritardi, proprio anche a livello commerciale, per questo motore, perché dal regolamento bisogna che sia un motore insomma presente sul commercio. E d'altra parte è un motore che nasce per la trazione posteriore, che è molto più pesante e molto più grande del 1750. Adattarlo alla Giulietta è un lavoro enorme, molto lungo, e dall'altra parte non siamo neanche poi sicuri che come performance ci possa convenire, nel senso che è un lavoro molto lungo da fare, sono informazioni difficili da reperire, cioè ci vogliono mesi. Con questo motore siamo arrivati a un livello di performance, cioè ormai si lamentano che andiamo troppo forte, che è assurdo. È vero, però è un motore più piccolo, però siamo riusciti ad avere un'ottima velocità di punta, anche se vorrei mettere in chiaro che c'è uno svantaggio nell'avere il 1750, perché in basso è molto meno pieno di un 2000 di cilindrata, perché è un motore più piccolo, per cui tendiamo a pattinare di più e tende ad essere un po' meno fluido, tant'è che uno dei punti in cui perdiamo è proprio la prima parte di accelerazione. Poi come cavalli da regolamento ne abbiamo tutti 360 e diciamo che da quel punto di vista la velocità di punta è ad oggi un nostro punto forte. È affidabile. Ma qua di ferro ce n'è, possiamo toccare. Ferro qua ne abbiamo abbastanza. È affidabile e performante, per cui, e lo conosciamo molto bene, per cui ad oggi cambiarlo ci sembrava troppo rischioso e neanche troppo intelligente, e quindi per ora continuiamo così. Ok, insomma, macchina veloce, vincente, bella, complimenti alla mamma. Grazie, io sono la mamma, ma ci sono più o meno 10-15 papà che hanno lavorato, fratelli, cugini, che hanno lavorato a questo progetto. Tutta la famiglia. Mario Ferrari, Claudio Portoletto e Aldo Cerruti sono i grandi papà
di questa macchina, se io sono la mamma, ma insomma tutto lo staff Romeo Ferrari se la colta in famiglia. Va bene, grazie, allora in bocca al lupo per il prosieguo. Grazie, ciao. Ciao.